approvata dalla seconda commissione, adesso sta per passare in aula di consiglio la famosa legge obiettivo sugli ungulati, la numero 27, io direi famigerata. Si sta cercando con questa legge in 3 anni, con le stesse metodologie della legge precedente, di risolvere un problema che è in Toscana da decenni, cioè la sovrappopolazione di cinghiali, dani, caprioli e mufloni che stanno facendo enormi danni all'agricoltura. Bene, con questa legge cosa si fa? Non si cerca di risolvere il problema, si danno maggiori poteri ai cacciatori, agli ambiti territoriali di caccia, che potranno in questo modo avere grandissime agevolazioni nel loro hobby, potranno andare a cacciare nella proprietà privata, persino nei campi, avere a disposizione le strade che a voi comuni cittadini, cercatori di funghi o turisti sono inibite, loro potranno andare con i mezzi, insomma vi ritroverete cacciatori da tutte le parti, persino nella proprietà privata. Ma abbiamo presentato 15 emendamenti su 19 articoli, è stato il nostro modo di dirgli che questa legge è da cestinare, da cambiare completamente, non rispetta neanche quelle che sono le regole minime che sono date dalla 157 del 92, una legge nazionale datata ma ancora equilibrata, ancora efficiente anche se da modificare, è stato stravolto tutto. Noi quello che diciamo e quello che è l'appello anche di molte personalità pubbliche, noi chiediamo a Rossi che ritiri questa proposta di legge, non è funzionale, non servirà a risolvere il problema, creerà ancora più problemi di quelli ancora esistenti. Ci ritroveremo tra 3 anni con tutti i nostri emendamenti per dire noi ve l'avevamo detto ai politici che hanno approvato questa legge.